Bando pubblico. Più lotti, appuntamento nel cuore di Cavana con una folta platea di giovani per Massimo Morettuzzo. Il candidato a governatore della coalizione di centrosinistra ha esposto le proprie proposte in un incontro aperto sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Alleanza Verdi Sinistra, Slovenska Skupnost e Open Sinistra FVG. Di fronte a una platea del genere la discussione si è presto orientata verso il futuro di giovani e persone in età lavorativa, troppo spesso costretta a lasciare Trieste o altre città della regione per costruirsi un percorso professionale adeguato. La prima risposta arriva proprio da loro, quindi dobbiamo far parlare i giovani che ci stanno facendo in queste prime settimane di campagna elettorale tantissime proposte. Molte di queste sono relative alla tipologia di lavoro che stanno cercando. Sicuramente un lavoro che deve essere legato al tema della transizione ecologica ed energetica. C'è un'opportunità straordinaria per le nostre imprese di avere modelli di lavoro più sostenibili e quelli che stanno dentro tutto il campo della green economy. Sicuramente c'è da lavorare sul tema del precariato giovanile. Noi dobbiamo andare verso lavori più stabili che riconoscano le qualità e tutte le competenze che i nostri giovani hanno e che vogliono portare dentro assolutamente le nostre imprese, le nostre comunità. Sanità, welfare e sostegno ad una popolazione che se da una parte fatica a realizzarsi, dall'altra deve fare i conti con l'invecchiamento in una realtà come quella triestina, caratterizzata dal più alto numero di ultraottantenni in Europa rispetto alla popolazione residente. Trieste si è sempre caratterizzata per un luogo in cui le sperimentazioni in tema di welfare e di sanità di prossimità sono state assolutamente di livello molto molto alto. Oggi purtroppo questo tipo di sanità viene attaccato, abbiamo visto depotenziare i distretti sanitari, abbiamo visto depotenziare il lavoro delle micro aree e questo ha un impatto notevole su tutta la società triestina e della città e quindi dobbiamo invertire la rotta, ritornare a un modello di sanità vicino alla società, vicino ai quartieri, vicino alle persone che sono più in difficoltà. Il tema degli anziani in questo senso è uno dei temi centrali. Il tema della residenzialità diffusa, di come si possa stare dentro i quartieri garantendo alle persone più fragili servizi di prossimità è una delle sperimentazioni che questa città si sono fatte e che deve essere assolutamente rilanciata e potenziata.